Qualche giorno fa vi parlai del caso legato a Pokémon Prisma, una vicenda che potrebbe celare segretamente il titolo del prossimo gioco Pokémon. Come avrete letto dal titolo, quest'oggi parleremo di un incredibile rumor legato a quello che molti chiamano Pokémon Stars, ma che su questo canale, dato il video precedente, chiamerò Pokémon Prisma per coerenza. Ok, piccola premessa. Nel titolo e nella miniatura c'è Pokémon Stars per il semplice fatto che se ci fosse qualcuno che dovesse venire al di fuori del canale, di certo conoscerebbe il prossimo gioco Pokémon proprio come Pokémon Stars e quindi per evitare dei fraintendimenti con chi dovesse vedere questo video e non abbia visto quello precedente, ho preferito mettere nel titolo e nella miniatura questo nome del prossimo titolo piuttosto che Pokémon Prisma, che potrebbe essere frainteso come la Chrome. In ogni caso, proseguiamo. Bisogna infatti essere comunque flessibili. Pokémon Stars potrebbe anche essere un semplice nome in codice, come lo era Pokémon Arcobaleno per i titoli di settima generazione. Precisato questo punto, possiamo iniziare a parlare di questa notizia bomba. Secondo infatti alcuni post di Reddit, noto sito di leak, sono stati mostrati alcuni commenti provenienti da un sito riguardante Nintendo Switch, nel quale ad una domanda riguardante il prossimo titolo Pokémon in arrivo proprio su questa console, la risposta parla di 20 nuovi Pokémon che verranno introdotti rispetto a Pokémon Sole e Pokémon Luna, rendendoli esclusivi della nuova console di casa Nintendo. Un fatto unico nella storia del mondo Pokémon, che ci riporta ad un altro video fatto in precedenza, quello legato al PC del professor Kukui, che pare annunciare nuove creature future. Se dunque in Pokémon Prisma dovessero venire introdotti nuovi mostriciattoli, quella stringa di testo non sarebbe forse così banale e casuale come molti hanno sostenuto nei commenti di quel video. Consideriamo però anche alcuni fattori. Pokémon Sole e Pokémon Luna sono due titoli che pesano tantissimo per la console su cui si trovano, arrivando perfino a laggare nelle battaglie in doppio. Ciò si può intuire anche dal fatto che la funzione 3D è stata addirittura disattivata, difatti il gioco sarebbe letteralmente esploso in faccia ai giocatori nel caso ci fosse stata. Ora, in molti si sono anche lamentati che il Pokédex di Alola, il Pokédex di settima generazione, non solo non è clamorosamente numeroso come ci si attendeva, ma in alcuni casi sembra avere delle pecche particolari. Comala, ad esempio, non sembra proprio un Pokémon da unica evoluzione. Stesso discorso, secondo me, potrebbe riguardare Pokémon come Mimikyu o Comfy. Insomma, non sembra così completo. Non è dunque da scartare, secondo me, l'ipotesi che in una versione migliorata graficamente di Pokémon Sole e Luna, su una console decisamente più prestante, vengano introdotti Pokémon che il 3DS non avrebbe potuto reggere. Ciò è sostenuto anche da altri leaker che dichiarano che il nuovo titolo sarà di base una versione migliorata dei titoli di settima generazione. Inoltre, sempre secondo alcuni commenti, verranno inserite anche 10 nuove forme Alola, che andranno ad aggiungersi a quelle già esistenti. È però improbabile, secondo me, che vengano per così dire completate le catene evolutive di Pokémon con una forma Alola. Insomma, dubito che Pikachu possa guadagnarne una in sostanza, in quanto non penso che sarebbero persistiti grandissimi problemi di memoria in questo caso inserendoli in Pokémon Sole e Luna. Nuove specie di Pokémon, al contrario, potrebbero ottenere la loro forma Alola, e chissà che questa feature non si possa espandere anche a generazioni diverse dalla prima. In ogni caso, quest'ultima informazione è decisamente meno attendibile della prima, come del resto la compatibilità di Pokémon Prism con Pokémon Go e la presenza di nuove forme di Solgaleo e Lunala, che reputo personalmente abbastanza improbabili. In ogni caso, vi darò la mia personale opinione sulla cosa. Da una parte non posso che apprezzare la scelta di marketing di Nintendo, che in questo modo spingerebbe molte più persone ad acquistare Switch non solo per poter trasportare i propri Pokémon e vederli in HD, che è abbastanza inutile, ma anche per ottenerne di nuovi e per sperimentare un'esperienza di gioco possibilmente più varia. Ovviamente poi dall'altro lato sono dispiaciuto di dover cacciare dal portafoglio 250 € per console più gioco, ma ragazzi, che ci piaccia o no, questa è la tecnologia e la tecnologia purtroppo avanza e avanzando costa. Fatemi comunque sapere nei commenti cosa ne pensate voi di queste informazioni e soprattutto se ne siete contenti o meno. Vi invito anche a lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e un'iscrizione al canale nel caso non foste ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social che troverete in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e noi ci becchiamo in un prossimo video!